Ciao e benvenuto sul mio canale YouTube Tutto per l'edilizia. Oggi ti mostrerò come fare un cappotto in sughero su una parete esterna per migliorare sia l'aspetto termico, quindi avere una stanza più calda, un ambiente più confortevole, più caldo, e sia per l'umidità di risalita. Come vedete, ha sfarinato tutto il muro. Quindi andremo a tutelare la parete anche da questo, creando una parete traspirante grazie al sughero. Come procediamo? Procederemo in questo modo. Ci procuriamo un trapano che abbia il martello battente, quindi o non un tassellatore, diciamo, alcuni tassellatori hanno questa funzione di solo battente, quindi non ruota, fa solo questo movimento, come il martello pneumatico, diciamo, quello a corrente. Quindi o abbiamo quello, o in alternativa possiamo usare questo, o anche manualmente possiamo farlo, in base al tipo di superficie. Diciamo, questo è un muro di cemento armato, quindi col martello posso andare tranquillamente. Magari se è un muro di mattoni rischio di rompere più del dovuto. Comunque, come andiamo ad agire? Andremo a togliere tutte le parti sfaldanti. Vedete? Qui sentite bussare, per esempio. Non so se si sente, ora ve lo faccio vedere più da vicino. Se ci avviciniamo qui, qui sentiremo bussare, mentre qui no. Quindi qui praticamente il muro avrà ceduto. Ora vediamo se anche l'intonaco sottostante oppure solo la parte più superficiale, come in questo caso questo pezzettino di intonaco più fine. Quindi andiamo a rompere tutta questa zona e andremo poi a risanarla in un secondo momento. Il battiscopa posso lasciarlo o toglierlo. Io in questo caso qui lo toglierò per poi rimetterne un altro molto simile, però non è necessario. Quindi possiamo anche evitare questo passaggio, perché il sughero è di un centimetro, super compresso, e quindi portandolo qui sopra potremmo mantenere il battiscopa. Ora procediamo. Eccoci qua, mi sono portato un po' più avanti con il lavoro. Come vedete, ho dato una spiccozzata al muro e ora vi spiego perché. E qui, per esempio, invece agli angoli della finestra, il fatto che io abbia tolto l'intonaco non è necessario. Diciamo che l'ho fatto qui sia per recuperare un po' di spazio, e nel mentre ho trovato una problematica qui e l'intonaco praticamente bussava, quindi ho dovuto ripristinare questo angolino. Poi qui ho fatto una traccia, un impianto elettrico, perché praticamente prima c'era tutta la canalizzazione esterna come qui in questo caso, e ora ho fatto tutta la traccia e l'impianto nuovo per il condizionatore. Ok, se vedete quella cassettina al muro poi vi spiegherò perché ho montato quella. Due tipi di montaggio. Ovviamente questo tubo poi andrà all'interno del muro dell'altra parte. Ora l'ho messo qui perché ho dato una pulita a terra. Mi raccomando, il cantiere è sempre pulito, in modo che riusciamo a muoverci sempre bene. E tornando a noi, vi farò vedere due sistemi di montaggio. Uno con una colla a base di calce idraulica, quindi che andrà a ricoprire tutto il fondo. E un'altra parte del montaggio lo farò vedere con la schiuma poliuretanica che vedete qui, che è a bassa densità, cioè non va a gonfiare molto come tipo di schiuma, ma resta molto più piatta ed è proprio ad incollaggio, adibita per cappotti esterni ed interni. Vi farò vedere i pro e i contro di entrambi. Ok? Proseguiamo. Allora, come vi dicevo, oggi vi mostrerò due tipi di modi di applicazione per il sughero. Quindi, come procediamo in questo termine, in questo senso? Intanto la superficie è già stata bagnata prima, però anche prima dell'applicazione, con un pennello umido, andiamo a dare una semi bagnata al supporto, giusto per togliere quel po' di polvere che ci può essere accumulata.
soprattutto nella parte bassa dove c'è l'intonaco, e su questa traccia andiamo a togliere un po' di polvere. Ripeto, prima va proprio bagnata in modo da togliere la polvere. In questo caso, come l'ho già fatto, vado a togliere solo la polvere residua. Allora, una volta fatto questo procedimento, come lavoro io, come procedo io a fare questo lavoro? Mi munisco di un frattazzo grande, quello che si usano due mani, riempio di colla, stendo prima la colla sul supporto e poi dopo vado a dare il giusto spessore con una spatola dentata di questo tipo, che si usa anche per le piastrelle in genere, e poi vado a posizionare il pannello in sughero. Ora, ci sono diversi tipi di applicazione, nel senso, si potrebbe passare la colla sul pannello, però io onestamente preferisco questa, è più veloce, più pratica, non rischio di rompere niente, perché il pannello di sughero, siccome comunque da un centimetro, una volta messa la colla si rende pesante, quindi c'è il rischio che si possa rompere. E questo sarà il primo metodo che vi mostrerò. Poi dopo andremo avanti con la schiuma poliuretanica. Procediamo. La colla, quella che vi ho detto a base di calce idraulica, non deve essere né troppo dura né troppo morbida. In genere si deve staccare a malapena dalla cazzuola, ok? Che deve comunque consentire l'incollaggio, ma non deve fare cadere il pannello. Per motivi di videocamera, perché purtroppo riesco, che mi perdonerete, ma riesco a riprendere solo questa parte, purtroppo la stanza, per come è piccola e per come sono attrezzato io, riesco a riprendere solo questa parte, quindi farò una cosa che si può fare, però ovviamente vi sconsiglio, se volete fare un lavoro fai da te, ossia quello di proseguire in verticale. Non proseguirò fino a una soglia molto alta, ma diciamo farò questa parte qui, a questa altezza, e inoltre vi spiego una cosa: cerchiamo sempre di sfalzare i giunti, quindi da questa parte io ora ho misurato da qui di sfalzare i giunti, siccome dall'angolo della parete fino alla luce della finestra avevo 1,44 m, i pannelli sono più o meno da un metro, ne ho tagliato uno da 44 in modo che la giunta cadesse, diciamo, più o meno a metà pannello, ma non era importante il fatto che sia a metà pannello tanto quanto che siano sfalzate tra di loro. Come vi dicevo, ora vi mostrerò il secondo metodo di applicazione che utilizzo io, che è quello con la schiuma poliuretanica. Questo è ridotto gonfiaggio, quindi gonfia poco rispetto agli altri tipi di schiuma. In questo caso, non per fare, diciamo, pubblicità, però diciamo è la Titan, un tipo di schiuma fatta apposta, proprio è adesiva, fatta apposta per l'incollaggio di pannelli in sughero e in polistirene. Ora, tenete l'ambiente sempre ventilato, come sto facendo io, che ho aperto la finestra, e coprite le vie respiratorie perché rilascia dei fumi, quindi sono fastidiosi e anche tossici. Quindi copritevi sempre bene anche le mani, perché è molto, ma molto adesiva, quindi è poi difficile da toglierla. Un'altra cosa, dicevo, un pro di questa schiuma è in fase di montaggio, intanto non devo impastare colla, quindi non c'è meno perdita di tempo se facciamo questo lavoro da soli. In più posso prepararmi più pannelli, infatti qui ne preparo due in questo caso, ora andrò a preparare anche il terzo,
lascio che asciughi un pochettino la schiuma e poi la applico direttamente a parete. Faccio vedere. Allora, perché ho preparato, ho messo la schiuma in questo modo? Ve lo spiegherò in fase di incollaggio. Ok? Aspettato qualche minuto, giusto che la schiuma facesse un po' di presa, e ora vado a metterla sul supporto. Ora, un piccolo contro della schiuma che dovremmo stare attenti perché in fase di asciugatura la schiuma tenderà a gonfiare leggermente, quindi staremo attenti che con il supporto sottostante, quindi con quello che abbiamo montato in questo caso con la colla, non ci sia poi dislivello o comunque troppa mancanza andando ad appoggiare la riga. Ok? Andremo a controllare questo piccolo dettaglio, che non è tanto piccolo, perché sennò ovviamente andremo a sprecare troppo materiale dopo e in più avremo una parete non perfettamente a piombo. Eccoci qua, il lavoro, come potete vedere, è completato. Ho già tappato qualche fessura, diciamo, molto evidente. E ora ci vediamo alla prossima puntata con la rasatura, la prima mano con la rete. Sempre fatta con una calce, sarà di colore diverso rispetto a quella che vedete qui perché sarà grigia. Comunque si può utilizzare anche lo stesso prodotto utilizzato per l'incollaggio. Io userò una malta leggermente più resistente. Ci vediamo alla prossima.